Screening ad ampio raggio per le infrastrutture cittadine di Benevento, i ponti monitorati costantemente, intanto San Nicola ed Epitaffio rimarranno chiusi. Non è certo uno sfizio di chi amministra quanto un provvedimento a scopo precauzionale e non in danno dei cittadini, quanto piuttosto a tutela della loro incolumità. Per le sorti del primo viadotto, targato Morandi, bisognerà attendere il verdetto della commissione di esperti, come fa sapere il sindaco Clemente Mastella in conferenza stampa. Anche se le criticità già sono emerse dal monitoraggio effettuato dalla struttura tecnica del comune di Benevento. Ed è proprio l'ingegnere Perlingeri, sollecitato dai cronisti ad accennare cosa non va in quel ponte. All'interno delle travi c'è acqua, stagnante, quello che sia proveniente probabilmente dai tubini di ispezione che sono sul ponte. Questo induce a pensare che i ferri della precompressione possano essere stati a contatto con l'acqua per un periodo lungo e in una modalità che non è prevista chiaramente dal progettista, perché il ferro del precompresso va protetto il più possibile per evitare che si riduca la sezione e quindi riduca anche lo stato tensionale indotto sul calcio stesso. Insomma, aprire polemiche maldestre è fuori luogo. La politica dovrebbe, sottolinea Mastella, su queste questioni essere unita. Per quanto riguarda il ponte Epitaffio, lunedì sarà presentato il progetto per un nuovo ponte che non può essere attraversato neanche ora dai pedoni. Chiedo che sul piano emergenziale il governo o la regione ci dia una mano dal punto di vista economico, anche se là avevamo già previsto un ponte in alternativa. Mi dispiace che sia venuto fuori una cosa un po' incongrua, che avendo io chiesto l'intervento del genio militare, ci ha chiesto il genio militare 500.000 euro per fare un ponte in maniera provvisoria, mentre invece noi abbiamo messo a disposizione, e lunedì ci sarà il progetto definitivo e ci sarà la conferenza di servizi che sarà convocata ad Horas, per fare questo ponte speriamo in 9-10 mesi al massimo, secondo le procedure che sono le procedure attuali. Io chiedo a partire dal senatrice Leonardo, ma a tutti quanti i rappresentanti parlamentari della città di Benevento, di farsi carico dei gruppi parlamentari, perché per vicende emergenziali come quella del ponticello che dà alla chiesa nella zona dell'Epitaffio, ci siano procedure snellite, perché se dobbiamo andare sul piano burocrazia diventa un dramma. Ora facessero tutti i controlli, l'ANAC, chi vogliono, facessero anche loro la gestione dei soldi, li diamo come comuni i soldi a loro per gestirli, non voglio vedere un soldo per quanto mi riguarda, però l'emergenza è l'emergenza, perché un cittadino passare da una parte all'altra non riesce ad andare, quindi credo sia urgente tutto questo. Per quanto riguarda il ponte San Nicola, da lunedì arriveranno, ma già in precedenza siamo stati d'accordo con l'ingegnere Perlingeri, il capo ufficio tecnico nostro, con la professoressa Pecce, con il professor Cosenza e con il rettore di Benevento e con l'ANAS, che verrà anche l'ANAS a fare una ricognizione dello stato di salute del ponte. Se lo stato di salute sarà uno stato di salute che richiederà un impiego di risorse modeste in modo tale che sia riparabile il ponte, se laddove dovesse essere riparato o riparabile, nulla questio. Viceversa, l'elemento precauzionale diventa un elemento di normalità. Se invece dovessero dirci che le cose non vanno bene per il ponte, dovremmo decidere di fare un altro ponte, di fare qualcosa di diverso, mi pare abbastanza evidente. Per intanto mi dispiace che ci sia disagio da parte dei cittadini, non è colpa nostra, ma se si va dal chirurgo e ti dice che devi stare attento al cuore, devi stare attento al cuore. In questo caso io ho pensato al cuore di tutti i cittadini di Benevento, non è stata una scelta demagogica, ma invece mi dispiace, ma non me ne frega nulla di quelli che tentano utilizzare polemicamente e politicamente questa cosa, perché è chiuso, sono i disagi, certo sono i disagi, è chiuso perché non è che fosse giusto chiuderlo, perché gli elementi stabiliscono che bisognava chiudere il ponte ed è giusto chiudere il ponte. Meglio un disagio in più che una vita in meno.